Poco meno di 11 milioni subito disponibili per il risanamento di Messina. L'assessore regionale ai lavori pubblici Nino Bartolotta li ha simbolicamente consegnati questa mattina all'amministrazione comunale, una cifra che non consente alla città dello Stretto di risolvere lo storico problema delle emergenze abitative, ma i finanziamenti in arrivo rappresentano comunque una boccata d'ossigeno. Il sindaco Renato Accorinti ha comunicato che i soldi non saranno utilizzati per costruire altri rioni ghetto, si acquisteranno appartamenti già realizzati da destinare principalmente ai residenti della baraccopoli di cemento ed Eternit di Fondo Fucile. Abbiamo deciso una cosa, di non comprare, di non fare delle case di un blocco e di avere sempre gli stessi problemi o di ghettizzare le persone. Invece si è scelto sulla zona di Villaggio Aldisio, Fondo Fucile, tanto per intenderci, la zona, quella dove c'è, che si parla ormai da decenni, delle baracche con l'amianto sopra, accanto alla scuola Albino Luciani, ok? Tutta quella zona là. Ecco, vogliamo bonificare completamente quella zona. In realtà non è la prima volta che il Comune prova ad acquistare appartamenti già realizzati da destinare alle emergenze abitative. Già un bando di Palazzo Zanca della fine del 2012 che prevedeva l'acquisto di una quindicina di alloggi con soldi provenienti da Palermo non venne sfruttato a dovere dal Comune. Scarsa pubblicità e le proposte presentate furono appena 7, nessuna giudicata idonea. Il finanziamento andò perduto. Si spera adesso che il nuovo tentativo abbia un seguito concreto, ottimista, l'assessore Bartolotta. Ma sì, insomma, la legge lo permette, del resto è anche un'inversione di tendenza che stiamo per certi versi consigliando anche altre aree metropolitane, perché ci troviamo in un contesto in cui le aree sono, diciamo così, ad alta edificabilità, quindi c'è un sono agglomerati urbani che ormai vanno anche al di là di quelle che sono le necessità proprio della popolazione, e quindi il fatto di non usurpare, per così dire, anche ulteriori aree e quindi, diciamo così, destinarle all'edificabilità, ma recuperare su quel patrimonio disponibile, ce n'è tanto nelle aree metropolitane, nelle città come Messina, Catania e Palermo, può dare anche la possibilità di economizzare sugli interventi, conservare il territorio e ovviamente avere la disponibilità in maniera pronta o quantomeno in tempi, diciamo così, più celeri.